Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fire Tortoise Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente. Yes. E oggi siamo qui con il nostro solito appuntamento dove mostriamo i nostri acquisti fatti nell'ultimo periodo, che sono film, action figure, fumetti e quant'altro. Solitamente l'ordine che seguiamo è film, fumetti, action figure, però non è detto che sia lo stesso. Di sicuro partiamo sempre dai film. Comunque in descrizione trovate i capitoli che potete cliccare e andare subito in quello che vi interessa di più. Prima di cominciare vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, e ricordavi che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto qui sotto abbonati, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre, prima di cominciare, vogliamo salutare Fabiux, che so che ci segue sempre in questi appuntamenti e spesso e volentieri, per colpa nostra, fa anche a lui degli acquisti. Quindi lo salutiamo. Ciao Fabiux. E cominciamo. Allora, partiamo subito con un pacchetto Amazon. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Due film. Partiamo subito con Prey, che mi mancava, ancora non l'avevo acquistato, quindi parliamo dell'ultimo film dei Predator uscito su Disney Plus, poi è uscito anche in Blu-ray, strano, solitamente le esclusive nelle app rimangono tali, invece in questo caso è uscito, quindi l'abbiamo acquistato. Poi abbiamo un upgrade, Venom, la furia di Carnage. Nel video precedente avevamo visto Venom sempre in 4K e oggi andiamo a vedere il seguito. Abbiamo anche la carta all'interno dove vediamo appunto Venom, no, così, e Carnage, e poi abbiamo i due dischi Blu-ray e 4K. Film molto discutibile, sicuramente molto bello per un pubblico piccolo, però come film poteva essere fatto molto meglio, però sappiamo che ormai con Disney è così. Poi passiamo a un pacco arrivato direttamente da Vinted. Allora, ho deciso di cominciare a collezionare o comunque a recuperare i DVD della serie degli anni 90 dei Power Rangers. So benissimo che non riuscirò a prenderli tutti perché i prezzi sono inavvicinabili, è una saga ormai rarissima da avere tutta, però presa singolarmente riusciamo a recuperare qualcosa. Sicuramente non riuscirò a prendere tutto, però ci proviamo. Allora, all'interno abbiamo il nostro DVD, questo è il numero 1, quindi ci sono dentro i primi 5 episodi, e poi c'è anche un libricino dell'epoca dove ci sono cose che erano uscite, tipo ad esempio qui c'è la pubblicità del film di Jack Sparrow, un po' molto anni 2000, però vabbè, mettiamo dentro. Adesso nei film, nelle custodie che apriamo oggi, non ci troviamo mai niente, quindi è sempre bello avere una cosa vecchia. E poi abbiamo anche il numero 6, perché nell'annuncio chi vendeva l'1 aveva anche il numero 6, ho preso anche quello, quindi anche qui, ecco qui addirittura non abbiamo neanche il libricino. Forse perché era il primo. Forse nel primo. E qui abbiamo il numero 6 con altri 5 episodi. Vediamo se riusciamo a recuperarne altri, vediamo. Comunque a me mi interessava per il momento avere l'1, poi quello che arriva prendiamo. Poi passiamo a un altro pacco Vinted e abbiamo recuperato l'ultimo film di Batman che mi mancava in cartone animato, ovviamente con lingua italiana. Quelli usciti in lingua italiana li ho comprati tutti, quindi questo è l'unico che mi mancava, e tra l'altro non ho neanche mai visto La Maschera del Fantasma, dicono tutti che è bellissimo, quindi sono curioso. E prima di acquistarlo volevo vedere se riuscivo a trovarlo l'edizione italiana, che è quella più rara, perché su Amazon ormai è fuori catalogo, trovate solamente quella in edizione estera, e sono riuscito a trovarla a 1 euro, 2 euro, perché era tutta rovinata la custodia, poi l'ho cambiata io la custodia perché era davvero messa male. E niente, con Batman abbiamo concluso.
poi ce lo guardiamo. Poi passiamo ancora a un pacco Amazon, abbiamo un film uscito da poco che abbiamo visto anche al cinema, ovvero Blue Beetle, e film neanche male come film, supereroe molto bello, molto interessante, abbiamo un misto tra Spider-Man e Iron Man, film forse un po' troppo lungo, ci sono delle parti che potevano evitare, specialmente la Beetle Family che è stata un po' pesante. Però vabbè, vediamo. E sì, la nonna che sparava col fucile, quella è stata proprio una scena, mamma mia. E abbiamo due dischi, uno blu e uno viola, per differenziarli. E spero, anche se la vedo difficile, di rivedere questo personaggio nella DC. Ma vediamo. Nel reboot, non so se faranno un reboot, se lo faranno, e se lo faranno, se useranno sempre lo stesso attore oppure no, vabbè. Comunque questo era il terzo ultimo film della DC che mi mancava, adesso ci manca solamente Shazam 2 e Aquaman 2 che è appena uscito, quindi una volta recuperati quelli abbiamo concluso. Secondo me non hanno fatto per niente Aquaman 2, l'avevano già fatto prima di annullare tutto. Continuiamo con Amazon e abbiamo un altro upgrade, parliamo di Marvel stavolta, quindi Spider-Man Homecoming in 4K ovviamente, anche qui abbiamo due dischi, uno blu e uno nero per differenziarli, e piano piano aumentano i film della Marvel che andiamo ad upgradare, si può dire così. Un altro pacco Amazon, vediamo un po'. Ok, arrivi interessanti, partiamo da quello un po' meno interessante, e il film in 4K dei G.I. Joe, film che non ho mai visto e mi interessava recuperare. Vediamo, pagato pochissimo, ce l'ho in lista da tantissimo, forse un paio d'anni, e l'ho recuperato, mi hanno detto che è molto bello l'uno, mentre il due è un po' meno, quindi... ho recuperato l'uno, poi staremo a vedere se mi piace, magari acquisto anche l'altro. C'è un motivo secondo me se l'hai comprato. Per i Transformers, per il crossover. Sì, visto che dopo questo spoiler di Jason dell'ultimo film dei Transformers vabbè, chi se ne frega, penso che ormai l'abbiate già visto tutti, e con questa nascita di questo crossover con i G.I. Joe, almeno vediamo un po' di che parlano questi G.I. Joe e speriamo di non finire nel vortice delle action figure. Poi l'altro film interessantissimo è l'ultima proprio uscita in 4K dei Goonies, film bellissimo, un film degli anni 80 della mia infanzia, e dovevo assolutamente recuperare il 4K che è uscito da pochissimo. Da una parte abbiamo il 4K tutto nero, dall'altra parte abbiamo il Blu-ray con sopra Willy l'orbo. Una delle mie scene preferite quando Slot diventa Superman. A me invece questo film piace tantissimo, anche gli attori mi sono piaciuti tantissimo, e poi abbiamo tra l'altro un piccolo Thanos qua, e lui è quello che ha fatto Thanos. Sì, esatto. Quindi vabbè. Goonies. Poi passiamo a questo pacco che dovrebbe essere Vinted. Ok, qui abbiamo un bel recupero che questo recupero devo ringraziare uno youtuber che seguo sempre per i film, lui parla solo esclusivamente di film, noi invece lo stiamo facendo più per collezionismo, e grazie a lui non sono venuto a sapere di questo cofanetto, già lo sapevo, però me l'ha ricordato, sono andato a cercare e l'ho trovato. Parliamo della serie Un ciclone in famiglia di Massimo Boldi e Maurizio Mattioli, un duo dall'alto epico che è nato negli anni 90 con i film, quelli comici tipo Fratelli d'Italia oppure Tifosi, dove Massimo Boldi è milanista, deve sempre far finta di non esserlo perché poi i romani si incazzano, eccetera eccetera, e questo cofanetto è molto raro, il 2 ancora di più, infatti il 2 penso che non lo recupererò mai, e all'interno troviamo, oltre a il libricino con tantissime immagini tratte dal set e tantissime anche interviste
all'interno abbiamo Barbara De Rossi che fa la moglie di Massimo Boldi e Monica Scattini che fa la moglie di Mattioli, e poi abbiamo tutti i DVD di tutta la stagione. Stagione a mio avviso bellissima, mi sono molto divertito quando l'ho guardata e sono contento di averla recuperata, tra l'altro a un prezzo bassissimo, 7 euro se non sbaglio, con Vinted si può. Poi andiamo a un altro pacco, abbiamo un film che non conosco, Back Country, tratto da una storia vera, e qui abbiamo un orso che sembra molto cattivo, e tra l'altro sembra che sia l'attrice che ha fatto The Walking Dead, non sono sicuro perché nelle due immagini si vede poco. Beh, comunque in tutti i casi, da brividi, terrificante, straziante. Alex e Jen sono una coppia di trentenni tanto innamorati quanto diversi. Lui è un appassionato di vita all'aperto ed esperto di escursionismo. Lei è una donna di città e affermato avvocato. I due decidono di passare... È scritta malissimo questa trama, cioè è fatta... ci sono gli spazi sbagliati, dove dovrebbero esserci gli spazi non ci sono, strano, è già il terzo errore che trovo. I due decidono di passare del tempo insieme campeggiando nelle zone selvagge del Canada, dove Alex propone a Jen un viaggio verso uno dei suoi luoghi preferiti, il lontano isolato Blackfoot Trail. Lungo il cammino si unisce a loro il misterioso Brad, ma tre giorni dopo il gruppo si ritrova completamente perso nella vegetazione, privi di cibo e acqua, circondati da una, anche qui manca lo spazio, da una natura sempre più minacciosa, inseguiti da un feroce orso. I tre si trovano catapultati in una situazione tanto orribile quanto letale. Deve essere interessante come thriller survival. E qui abbiamo solamente il Blu-ray. Pagato una sciocchezza, arrivato a 6 euro spedito, quindi l'ho preso più che altro anche per quello. Poi abbiamo un altro paccone di Amazon, continuano gli upgrade Marvel, abbiamo Doctor Strange nel multiverso della follia in 4K, anzi questo non è neanche un upgrade perché non ce l'avevo il Blu-ray, quindi è stato il primo acquisto. Abbiamo sempre questa cosa. Sì, qua c'è, invece di averli messi qua e qua, hanno messo questa cosa che gira, che a me non piace per niente. Uno, perché ti obbliga a fare la custodia più alta, e non due, perché si potrebbe rompere il meccanismo, però vabbè. E l'altro, abbiamo Avengers. Qui eravamo proprio al culmine, momenti clou della Marvel. Uno dei film più belli. Sì, che non torneranno mai più quei momenti lì, secondo me, con i film che stanno facendo adesso. Dubito fortemente. Abbiamo la slip, che si toglie. E poi abbiamo anche qui la custodia. In questo caso invece ci sono i due dischi in questo modo. E qui c'è storia, ragazzi. Qui è il primo film degli Avengers, resterà comunque sempre nella storia. Qui c'è una piccola piega nella locandina, qua mettiamo a posto. Poi dopo Endgame non si è capito più niente. Ma neanche dopo Endgame, perché ti hanno rovinato anche. È vero, perché me l'hai ricordato? il mio povero Hulk, Luferrigno, dove sei? Vabbè, andiamo avanti con questo paccone gigante. E qui abbiamo un po' di horror, appena appena, in questi mega pacconi horror zero, ne ho visto poco, un po' quello dell'orso e un po' questo qua, vabbè. Però dell'orso non è proprio... È un thriller, qui invece andiamo un po' più sul pesante, parliamo della notte del giudizio con tutti e cinque i film in 4K. Abbiamo lo Slipcase, preso in offertona su Amazon. E qui abbiamo innanzitutto la slip che si toglie, quindi tenuta con la sua plastica protettiva, e abbiamo tutto il cofanetto con all'interno 10 dischi, perché abbiamo sia qui abbiamo l'elenco dei titoli, la notte del giudizio, anarchia, la notte del giudizio election year, la prima notte del giudizio, la notte del giudizio per sempre, e qui abbiamo tutti i CD, perché abbiamo sia i 4K che i Blu-ray. Io sono curioso cosa succede alla fine del 5.
perché... Allora, noi abbiamo visto al momento fino al 3. Sì. Nel primo film praticamente ci fanno vedere questa legge nuova che hanno messo, chiamata lo sfogo. Praticamente una volta all'anno, una notte all'anno, la gente può fare quello che vuole, quindi esce per strada, ammazza, violenta, fa quello che vuole, ruba. E nel primo film vediamo la gente che vuole entrare in casa, quindi i protagonisti sono in casa e si devono difendere, quindi è tipo un home invasion. Nel 2 è il contrario, quindi vediamo cosa succede fuori dalle case, e c'è anche una specie di The Punisher, tra l'altro. Nel 3 invece siamo ancora fuori, un po' dentro, perché c'è, i protagonisti hanno un negozio e devono difenderlo, però vediamo anche cosa succede fuori nella strada. E nel 4 è un prequel, quindi dobbiamo ancora vedere, non sappiamo di cosa parla. E nel 5 dovrebbe essere il sequel del 3, quindi poi si prosegue. Stiamo a vedere, al momento non mi è dispiaciuta come saga, quindi ve la consiglio. Allora, se vi piacciono gli Home Invasion, ve la consiglio. Ovviamente vi consiglio questo cofanetto, anche se lo pagate 30-35 euro. Va bene, io l'ho pagato molto meno perché ho atteso. Però 35 euro per 10 dischi e 5 film, secondo me non sono tanti. Comunque ve lo consiglio. Adesso andiamo avanti con gli ultimi due e vediamo un po' come si conclude. Allora, qui abbiamo una storia un po' così, un po' analoga, per farvi capire quanto io sono da ricovero. Allora, avevo questo cofanetto, che è Heroes, una serie TV del 2007, circa, 2006-2007, che parla di supereroi, ovviamente, Heroes. C'è un gruppo di ragazzi, che sono questi qui, che hanno tutti quanti dei poteri. E l'ho vista quando ero giovane, avrò avuto, che ne so, 16 anni, così, e mi è rimasto questo cofanetto, quindi l'altro giorno l'ho preso, ho detto adesso lo vendo, cosa me ne faccio di un cofanetto. Prendendolo, devo fargli le foto, ce l'avevo in mano, sono tutte custodie piccole così, dietro abbiamo i fumetti, in questo modo, quindi sono fatte molto bene, e mi sono detto, ma... Le altre serie, quante ne hanno fatte, se si trovano, niente, per rispondere a queste domande, alla fine sono arrivato alla conclusione che le ho comprate tutte. Quindi invece di vendere la prima stagione mi sono comprato le altre tre, e quindi in questo modo abbiamo tutte e quattro le stagioni di Heroes, e le ho pagate pochissimo, tipo 10 euro tutte e tre, vabbè, mal che vada le rivenderò tutte e quattro. Comunque questa è la stagione 2, sono tutti fatti con le custodie piccoline in questo modo. Questa è la stagione 3, se non ricordo male questo è il cattivo, credo, non me lo ricordo, e questa è la stagione 4. Ma sono solo 4 o c'è anche... No, sono solo 4, per fortuna, se no l'avrei venduto il primo. Oh, trovato sto offertona, ragazzo lì le voleva svendere, guarda caso proprio la 2, la 3, la 4, cioè. Però vabbè, no, proprio quelle che mi mancavano, e ho deciso di prendere, quindi Heroes, non so neanche se mai le guarderò, vedremo, adesso stiamo ancora guardando Smallville, quindi siamo arrivati anche a un bel puntino, stagione 7, stagione 7. Allora, qui abbiamo un pacco, un bel paccone, bello, come ben sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, ci sono stati gli sconti sul sito della Fan Factory, infatti mi sembrava strano che nel video di oggi non c'erano ancora film della Fan Factory, e invece no, ci sono tutti qua dentro però, e c'erano gli sconti dell'80%, fino all'80%, quindi ovviamente non potevo non farci un salto. E ho deciso, anzi ho scelto, inizialmente il carrello superava i 200 euro, mettendo tutta la roba che mi serviva. Ovviamente dopo ho smussato, e ho deciso di recuperare una saga che sto collezionando, e ho approfittato di questi prezzi bassissimi. E sto parlando di Dragon Ball. Quindi abbiamo comprato tutte le stagioni che ci mancavano, come avete potuto vedere nei video precedenti,
già la stiamo collezionando, Dagomo. E quindi abbiamo recuperato quelli che ci mancano. Sì, già nel box 2 arriva già Freeza in conto. Quindi abbiamo preso 5 cofanetti, prezzi scontati, questi appena escono costano 35 euro l'uno e li abbiamo pagati quelli più costosi 17, mentre invece quelli meno costosi 14, quindi era un'offertona da non perdere e quindi abbiamo recuperati. Al momento siamo a 7 in tutto, ce ne mancano 3. L'8, il 9 e il 10. In tutto sono 10, quindi ci mancano... Il 10 è appena uscito, quindi costa ancora tanto, quindi quello lì aspettiamo. E al momento però abbiamo fatto un bel recupero grazie a questi sconti. Eccolo qua, questo è il numero 1. Quindi proprio l'inizio. E all'interno troviamo, come in tutti i cofanetti, i nostri due Blu-ray, quindi due. E poi troviamo le nostre card. In un Blu-ray quante puntate ci sono? Contiene episodi 1-13. Quindi 6 da una parte e 7 dall'altra. E poi abbiamo il libricino. Questo non ci interessa. Il solito libricino. Con tutte le foto. Qui abbiamo Trunks. Goku. E poi tutte le gli episodi con le trame, quindi ottimo, questi cofanetti sono spettacolari. Poi una volta avuti tutti i cofanetti avremo 10 card e possiamo anche collezionarle. Bello, mettiamo dentro e questo è il nostro cofanetto. Quindi abbiamo preso l'1, il 2 da questo, ok, il 2 con Freezer Gold, poi abbiamo preso il 3 con Vegeta, che penso sia noi non l'abbiamo visto ancora Super, quindi non so come si chiama la sua trasformazione, penso God, no, God dovrebbe essere rosso, non lo so, non ci interessa. Poi abbiamo il 6, perché il 4 e il 5 già ce l'abbiamo. Il 6 con, penso sia, Gogeta, sto qua. Gogeta. E poi abbiamo Gohan. La grande uno. Vabbè, ovvio. È mica torna indietro nel tempo, Dago, ma questo viene dopo Majin Buu. Dopo Majin Buu. E questo è l'acquisto che abbiamo fatto noi da Fan Factory. Bene, questi sono tutti i film che abbiamo aperto in questo video. Ora direi di passare ai fumetti o alle action figure? Alle action figure. Bene, andiamo alle action figure. Ok, allora partiamo subito con Hasbro. Abbiamo Doc Ock direttamente da Spider-Man 2. È uscita praticamente in questi mesi, dopo tutta la wave di Spider-Man No Way Home con Goblin, i tre Spider-Man eccetera eccetera, hanno fatto anche Doc Ock, che non c'entra niente, diciamo che hanno preso la palla al balzo per fare questa action figure quando potevano fare quella di No Way Home, questo volevi dire? Non lo so, però vabbè, hanno fatto questa perché forse è quello più iconico. Comunque Hasbro non delude, perché è bellissima, non l'abbiamo ancora fatto la recensione, arriverà comunque sul canale, però bellissima, secondo me è un action figure obbligatoria, ovviamente. Tra l'altro non l'abbiamo ancora messa sul sito, però anche lì arriverà molto presto, quindi potete acquistarla insieme a Goblin e eccetera eccetera. Poi ancora Hasbro, ho acquistato questa action figure di Tombstone, nemico di Spider-Man. E perché ho comprato questa action figure? Non lo so. Un bel personaggio. Sì, un bel personaggio. Io l'ho conosciuto, tra l'altro, io non sono un lettore di Spider-Man per ora. L'ho conosciuto nel videogame di Spider-Man. Se non sbaglio, era nel DLC. Sì, quello con la testa dura. Sì. No, l'alto. No, quello con la testa dura, Amraid, che era nel DLC. Sì. Lui invece era nella storia principale. Vabbè, comunque, in tutti i casi l'ho conosciuto lì e mi è piaciuto. E l'action figure è bellissima. Arriverà la recensione
nei prossimi appuntamenti che abbiamo sul canale, quindi ogni venerdì abbiamo una Marvel Legend e ci sarà poi anche lui, dove apparirà anche Don Hector che ci spiegherà la storia del personaggio, che è simile a quello là con la tastiera. Sì, questo è più bello secondo me. Poi andiamo ancora con le action figure. Ho recuperato l'action figure di He-Man direttamente dai Masters, targata Mattel ovviamente, che non fa parte della serie TV Netflix, ma fa parte proprio del cartone originale, però in forma action figure, bellissima. Questa l'abbiamo recensita, la trovate già sul canale, guardate che bella questa immagine, è stata un'edizione del 40esimo, già fuori produzione. Se vi interessa vi lasciamo in fondo la recensione, così date un'occhiata. Poi parliamo di Funko Pop. Ho recuperato un altro Funko Pop, l'ennesimo Funko Pop di Black Adam. Visto che stava per andare in esaurimento, l'ho recuperato, così lo aggiungiamo a quelli che già abbiamo. Qui abbiamo lui seduto sul trono. È un Funko Pop che non avrei mai comprato, non avrei mai scelto di avere, perché non mi interessa come scena. È una scena un po', diciamo, buttata lì, perché come ben sappiamo, una volta visto il film, lui non ama quel tono lì, non gli si addice. Però è bello, saluto. Non l'ho preso per primo, l'ho preso per ultimo praticamente, quindi ci sta Black Adam. Poi restiamo sempre a tema Funko Pop. Ho recuperato questo, per me capolavoro, è il Funko Pop di Andre the Giant e Hulk Hogan direttamente da WrestleMania 3. Abbiamo già fatto la recensione di questo Funko Pop, quindi la trovate sul canale, e secondo me è bellissimo questo Funko Pop, obbligatorio per i fan non tanto del wrestling, ma più per i fan di quell'epoca degli anni 90-80. E poi comunque i Funko Pop sono bellissimi. Poi guardate la recensione, magari ve la lasciamo in fondo anche lei, e Andre the Giant è spettacolare. Il ring molto bello, molto significativo, spettacolo. Qui li vediamo meglio. Poi chiudiamo con questo arrivo che è uno spettacolo, ovvero il Dragon Sword targato Hasbro. Cioè, non è uno spettacolo, per adesso ancora non lo so più. Vabbè, però è il Dragon Sword, quindi mal che vada è bello. Se non è bello, è bellissimo. E allora, abbiamo già fatto la recensione del Megazord, quindi la trovate anch'essa sul canale. E questo qui l'avevamo già in ordine un anno e mezzo fa, però Hasbro l'aveva annullato, quindi non ci è arrivato. Adesso era uscito di nuovo il preordine, l'ho fatto, scettico ovviamente, perché ho detto, beh, tanto annullano anche questo, e invece è arrivato, quindi adesso abbiamo sia il Megazord che il Dragonzord. Questo penso che sia l'ultima action figure che l'Hasbro farà su questi robottoni, non penso proprio che facciano il Titanus, non penso proprio, quindi ci accontentiamo di questo. E ci accontentiamo è un parolone, perché secondo me è bellissimo. Ovviamente possiamo anche qui fare la trasformazione insieme al Megazord, come nella Bandai. Sì, come nella Bandai. Comunque faremo poi la recensione anche di questo qua. Potrebbero farlo il Titano, non so, staremo a vedere Hasbro cosa decide. Bene, queste sono le action figure che abbiamo acquistato in questo periodo. Direi di passare ai fumetti. Bene, allora adesso passiamo ai fumetti. Abbiamo il pacco, come al solito, dal nostro fornitore di fiducia Reggio Comics, che vi ricordiamo, qualora voleste acquistare dal nostro amico Rocco, trovate innanzitutto i recapiti in descrizione, e se usate il codice sconto Friday13 avrete uno sconto del 5%. Allora, togliamo tutta la plastica, cominciamo con il cofanetto dei fumetti dei Pokémon. Cominciamo questa avventura, i fumetti si chiamano La Grande Avventura. Questo è il primo cofanetto, andiamo a vedere all'interno cosa troviamo. Ok, togliamo la protezione. Sono targati J-Pop, questo è un bel cofanettone, andiamo a vedere i volumi come sono fatti.
sono molto curioso. Anche ok, questo è il cofanetto. Questi qui sono tre volumi. Abbiamo il primo, non hanno un titolo, quindi La grande avventura numero 1, poi c'è La grande avventura numero 2 e La grande avventura numero 3. Praticamente sono l'equivalenza dei giochi del Game Boy, quindi abbiamo il rosso, il blu e il giallo. Rosso è un ragazzo ambizioso e di buona volontà. Il suo più grande orgoglio è essere considerato migliore allenatore di Pokémon di Biancavilla. Il professor Oak lo convincerà a partire alla scoperta dei nuovi Pokémon alla fine di completare l'enciclopedia elettronica, il famoso Pokédex. E quindi comincia tutta la grande avventura. E abbiamo il cofanetto. Poi abbiamo un po' di manga. Abbiamo innanzitutto recuperato il numero 1 di Naruto, che è un manga che io non ho mai letto e non ho neanche mai visto l'anime, quindi sono curioso di conoscerlo, di conoscere questo personaggio e la sua storia, quindi ho acquistato il primo numero, così lo leggerò e vediamo se mi interesserà da continuarlo e acquistarli poi tutti. Poi abbiamo recuperato i numeri che ci mancavano di Kaiju numero 8. Abbiamo il numero 8, punto. Quindi Kaiju numero 8, guardate che bella la copertina con il nostro Kaiju protagonista. Poi abbiamo il numero 9 e poi il numero 10. Quindi siamo arrivati a pari con tutti quelli usciti finora. Avevo iniziato a leggerlo, poi mi sono fermato per aspettare che uscissero più numeri, così poi li leggevo tutti di fila e poi mi preparavo per bene perché sta per uscire anche l'anime finalmente e sono curioso di vedere come sarà. Poi andiamo avanti con i fumetti. Abbiamo innanzitutto un altro numero di Daredevil. Daredevil è Elektra, numero 9, quindi qui abbiamo il numero. E prosegue tutta questa avventura iniziata ormai da un po'. Questa è la parte 2, la saga del Pugno Rosso. E ovviamente qui dietro vediamo Daredevil e The Punisher. Elektra. No, questo è un ninja, non è Elektra. E davanti bellissima la copertina di Daredevil con la barba. Questo Daredevil che a me piace tantissimo. E non ho ancora iniziato questa run, quindi devo iniziarla proprio da zero. Partirò proprio alla carica, che ce li ho già ormai tutti e quindi lo leggerò tutto d'un fiato. E poi abbiamo questa nuova avventura che ho deciso di iniziare con i Masterwork della Marvel. Ho deciso di iniziare con uno dei personaggi per me preferiti, ovvero Hulk. Quindi ci sono le primissime storie dell'Incredibile Hulk. I Masterwork, da quello che ho capito, sono una raccolta lunghissima, perché partono dai primi numeri. Qui abbiamo i primi 6, qui abbiamo le copertine, tra l'altro proprio come gli omnibus dietro troviamo le copertine di quello che troviamo poi all'interno, e questo è il numero 1 e andiamo avanti per anni e anni e anni, quindi dall'inizio fino ai giorni nostri. Quindi se uno ama un personaggio, compra tutti questi volumi e leggerà tutta la sua storia, quindi secondo me è importante. Ovviamente non si può fare di tutti, io ho scelto quello che personaggio che preferivo, e cioè Hulk. Staremo a vedere un po' come sono le sue origini. Bene, questi sono i fumetti arrivati in questo video unboxing e giunge anche al termine questo video. Abbiamo fatto vedere un po' di roba anche questa volta. Come al solito ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, grazie mille. Inoltre vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.